In occasione della giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, una serie di eventi mirati a sensibilizzare soprattutto i giovani perché questa piaga sociale e culturale venga debellata al più presto. Un convegno organizzato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina in collaborazione con Soroptimis Club di Latina, il Centro Donna Lilith, i licei Majorana e Manzoni e con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Latina. Noi ci interroghiamo sempre sull'efficacia delle nostre misure, sulla forza delle nostre parole. Anche oggi si diranno, non so quanto arrivano al cuore responsabile dei ragazzi. Se il fenomeno gravissimo è ancora sul tappeto, un po' è colpa anche del sistema. Forse si punta un po' troppo sulla riduzione del danno, un po' meno sulla prevenzione. Noi sappiamo che intervenire dentro la dinamica, che spesso è una dinamica familiare, è delicatissimo. Ma è anche vero che dobbiamo fare tutti la nostra parte. La Procura di Latina in questo è un po' il fiore all'occhiello, perché noi abbiamo attuato una funzione preventiva, cosa che è quella che più serve. Cioè, abbiamo fatto degli accordi proprio con le scuole, con gli ospedali, tutti i centri dove le donne si possono recare per riferire queste violenze che possono aver subito, e da lì poi noi ci attiviamo immediatamente. Quindi non aspettiamo passivamente che la donna abbia il coraggio di arrivare fino a noi, perché non tutte ce l'hanno. Una sala gremita di ragazzi, tutti giovani liceali, di professionisti che si occupano quotidianamente da anni di questa piaga, ancora per nulla risolta, ma che vede una donna morire per mano di un uomo ogni 3 giorni. Il primo contatto che l'operatore di polizia giudiziaria ha con la vittima di violenza rappresenta per noi un momento veramente delicato, per cui noi puntiamo moltissimo sull'accoglienza della donna affinché si possa sentire in un ambiente protetto, quale la caserma, e possa essere ascoltata in modo sereno, tranquillo e scevro da pregiudizi. Credo che ai ragazzi vada comunque sempre ricordato che esiste questa violenza, che c'è una rete a protezione della donna. Per quello che mi riguarda, che ci riguarda, noi Soroptimist abbiamo realizzato all'interno di 200 caserme dell'Arma dei Carabinieri in Italia una stanza tutta per sé, un luogo di ascolto protetto, cioè dove la donna può aprirsi in tutta privacy e quindi liberarsi di tutti i pesi della violenza che ha subito, ecco, in un luogo protetto.